Si è chiuso il progetto scuole con il protagonista il Pistoia Basket che ha organizzato. Com'è andata, Luca? Sì, si è chiuso e ripeto, come ho detto prima, siamo molto contenti del risultato, di come è andato e di come sono andati gli incontri nelle scuole, perché ovviamente abbiamo portato i giocatori professionisti, siamo andati noi con i nostri istruttori a dimostrare quello che è la pallacanestro, ma ripeto, siamo molto soddisfatti perché abbiamo visto la felicità su ogni bambino. Che cosa consisteva questo progetto? Praticamente noi siamo andati in tantissime scuole, abbiamo portato quello che è il nostro sport, quello che è la pallacanestro, fondamentalmente nei ragazzi delle scuole elementari e in qualche eccezione anche scuole medie. Siamo andati a dimostrare appunto quello che è la pallacanestro unita all'inglese, perché grazie alla presenza di Bob, che è ovviamente stato un personaggio fondamentale per la riuscita del progetto, siamo andati nelle scuole a far vedere come si interagisce in un mondo professionistico in lingua inglese, okay? Oltre ovviamente a dimostrare quello che è la pallacanestro, che ne so, le prime cosine, palleggio, passaggio, tiro, okay? Come viene detto in inglese, anche perché noi abbiamo spiegato che oggigiorno nel mondo della Serie A il 90% viene parlato inglese perché c'è la presenza di giocatori stranieri e quindi abbiamo necessità di parlare inglese. E abbiamo fatto vedere a loro come ci si interagisce con i giocatori e addirittura abbiamo fatto provare anche a loro a parlare in inglese con i giocatori stranieri. Ed è stato francamente una cosa bellissima, i bimbi erano entusiasti, è stato un successone e speriamo di poterlo ripetere la prossima stagione.